Allora, ciao Giorgio, allora riprendiamo da dopo che abbiamo parlato con l'amico Peppe e andiamo avanti appunto sul discorso che hai detto tu, appunto chi conosce la storia può fare politica, ma chi non la conosce fa solo disastri. Purtroppo abbiamo dei politici in Italia che la storia non la conosco per niente, se non per propaganda, per miti, e fanno disastri su disastri che ormai ne abbiamo piene. Piene, strapiene le cosiddette, e quindi sperando che qualcosa qui si muova, perché come ho detto oggi, ho sentito oggi un servizio di un amico dell'IA, che quelli che fanno veramente qualcosa di importante per questo paese purtroppo non hanno il seguito e il sostegno che dovrebbero avere invece per chi fa disastri. Quindi speriamo che, è ovvio, quindi speriamo che presto avremo un'inversione di tendenza. Senti Giorgio, io volevo due temi che volevo affrontare. Io ho sentito la tua intervista di oggi, fatto ieri, e hai parlato della compravendita degli Stati Uniti dell'Alaska, hai detto delle cose interessantissime, molto interessanti, e poi hai parlato anche del ruolo di Giuseppina Bonaparte, che faceva contrabbando con gli inglesi tramite i russi. Insomma, sono cose inedite che penso che meritino una tua, diciamo, un approfondimento, per poi parlare di altre cose che tu ci hai accennato. Vorrei anche che ci citassi una lettura, direi adeguata, cioè storicamente valida, su quello che è la vera storia della Repubblica Partenopea del 1799, tra cui c'era anche un mio corregionale Mario Pagano, che era un intellettuale di primo piano, che era lucano tra l'altro. Ecco. Oltretutto, è stato un grande giurista. Esatto, un grande giurista, tra l'altro il creatore delle prime più importanti costituzioni. Sì, ma tra di più Mario Pagano. Delle più importanti costituzioni. Sì, ti voglio dire che Mario Pagano è stato, diciamo così, il paesano lucano, ma paesano perché è nato nel suo paese, cioè Brienza, provincia di Potenza, di un grandissimo ministro dell'economia che l'Italia abbia mai avuto, anzi penso che nazione del mondo abbia mai avuto, e sto parlando di quella grandissima figura di economista che purtroppo non è conosciuto a dovere, perché secondo certi ben pensanti stava, tra virgolette, per me tra virgolette chiaramente, dalla parte sbagliata, no? E cioè infatti, di Giampiero di Domenico, gli italiani non meritano, non meritano quello che dei grandi italiani hanno fatto per loro. Ma hai ragione, sto parlando appunto di questa figura di economista che è più grande per me in assoluto di tutti i tempi, sto parlando di Domenico Pellegrini Giampietro, che guarda caso anche lui è nato a Brienza, lo stesso paese di Mario Pagano. Cioè questo vuol dire che il paese qui, a quanto pare, è un paese prolifico, perché sono altre persone importanti anche nel ramo della magistratura in questo paese, che tra l'altro c'è un libro che parla di questi personaggi, di questo paese che ha dato moltissimo all'Italia. Ecco, detto questo, allora partiamo dalla compravendita dell'Alaska. Partiamo da Mario Pagano. Parlaci un po' di Mario Pagano. Libretto. Sì, in questo aureo libretto, sì, che è stato scritto parecchio tempo fa, sì, intitolato Medaglioni Repubblicani, ci sì, sono delle considerazioni validissime. Adesso ti esprimo alcune cose, no? Mm-hmm. Del pensiero di Pagano. La geometrica uguaglianza dei diritti non si ritrova che nelle pure democrazie, che questa uguaglianza fa nascere la libertà politica, in virtù della quale nessun cittadino è da più che un altro, e che la natura ci dà diritto di esistere ed in conseguenza quello di nutrirci e di occupare pertanto i frutti della terra e la terra stessa, ma a condizione che i sudori dell'uomo fecondino l'aridità della terra. Tutte considerazioni di Pagano. Onde il principio di sovranità esclusivamente nel popolo, e sulla forma legittima di Stato, la Repubblica. Bello, molto bello. Elemento indispensabile della sua dottrina, cioè la dottrina di Mario Pagano, filosofica sull'organamento sociale, è la giustizia, il cui principio contenuto è la libertà. Sì che, come gli scrisse, se la forza forma gli stati, solo li conserva la giustizia. È vero, in Italia oggi non esiste giustizia.
Ma perché? Perché abbiamo una magistratura che è in parallelo con la classe politica, dei sopraffattori, punto e basta. Purtroppo così. Dei mafiosi sopraffattori che tra di loro operano nel senso dei rapporti mafiosi. Ecco perché non si può essere a giustizia. Ecco perché qualsiasi ribellione non può che riportare la giustizia. Sì. Da questi concetti, derivando i principi della politica e del diritto, nell'una e nell'altro portò pensiero innovatore, germe fecondo di dottrine scientifiche e di riforme legislative apparse nel secolo XIX. Documenti insigni del suo pensiero filosofico, politico e giuridico sono i Saggi politici, in cui è esposta con profondità ed acume d'indagine e di riflessione la concezione naturale delle origini e della vita del genere umano. La logica dei probabili, costruzione di una nuova dottrina sulla valutazione delle prove. Oh, ma guarda, oh, eccezionale. Questo è morto giovanissimo, perché l'hanno impiccato giovanissimo. Sì, sì, poi. Le considerazioni sul processo criminale, per le quali, mentre Beccaria col suo libro dei diritti e delle pene levava il grido contro tutto il vecchio sistema punitivo e gittava le basi di una riforma razionale del rito penale. Ma ti rendi conto? Questi l'hanno preso, quell'assassino di Nelson, maledetto, non fosse mai esistito. Purtroppo sì. Il tipo degli inglesi, no, ma tu hai fatto il parallelo fra i martiri della Repubblica Partenopea, voluto dagli inglesi, e quindi da Borbone purtroppo fatta seguire, e con i martiri della Repubblica Italiana, che poi in fondo chi li voleva morti, quelli della Repubblica Italiana, se chi, se non gli alleati. Erano inglesi. È logico, no, non sono gli inglesi, non solo gli inglesi. Ma abbiamo lo stesso discorso del del popolaccio che andava a vedere questi, che li portavano all'impiccagione. Stesso popolaccio, gli stessi sgherracci schifosi, pagati dagli ebrei, gli stessi. No, ma stavo dicendo, il parallelo che tu hai fatto fra i martiri della Repubblica Partenopea e della Repubblica Italiana, regge, storicamente regge, perché i motivi del loro assassino è lo stesso. Ecco. Esattamente. E gettava le basi di una riforma razionale del rito penale, intesa a distruggere tutto un sistema falso che muoveva da disuguaglianze e da privilegi e offriva per artificio scampo ai maggiori colpevoli. Quello che avviene oggi. Sì. Noi sappiamo perfettamente che la condanna di Berlusconi è stata provocata dalla volontà di loro signori, perché Berlusconi si era permesso di contravvenire agli obblighi di loro signori mettendosi d'accordo con Gheddafi e con Putin. Esattamente. Però tutta la discussione che avviene oggi relativa a Berlusconi è una discussione che è legata proprio a questo principio fondamentale. Che cioè per loro comunque, e ricordiamoci che Berlusconi comunque è un liberale, non è un liberale assassino come quelli del PD, ma è comunque un liberale, sì. È un liberale, e per lui non vale la condanna a morte, mentre noi prendiamo per esempio sempre, no, la grande civiltà cinese, il corrotto deve essere impiccato, loro impiccano i corrotti. Sì. In Italia si trattano male le persone oneste, questa purtroppo, è la differenza. È verissimo questo ormai siccome essere è onesto, e siccome essere onesto vuol dire contraddire gli ordini di loro signori, è chiaro che tu finisci impiccato. Infatti sto dicendo, tu hai detto cosa giusta, in Italia purtroppo il disonesto viene agevolato in tutto, e chi è onesto purtroppo subisce, e questa è l'Italia che è nata nel post guerra, l'Italia che abbiamo ereditato dai signori antifascisti. Esattamente, ma andiamo avanti su queste considerazioni. Certo. Né schermo dava all'innocente. Vedi quella legge di sopraffazione, anche oggi l'innocente è penalizzato, sì. E lo portano fino al suicidio. Purtroppo lo portano al suicidio. È quello che sta accadendo, e ancora accade. E ne raccolse plauso dai maggiori giuristi d'Europa e dall'Assemblea Nazionale di Francia. Quindi noi abbiamo avuto a che fare con un personaggio che ebbe a suo tempo,
il plauso dell'Assemblea Nazionale di Francia. Come si permise di fare una trattativa per cui gli concessero la vita se si arrendeva, perché loro tenevano duro nei vari torioni, nei vari castelli di Napoli, perché la devastazione di Napoli era fatta dalle bande del cardinale Bagnaia. Le bande sanfestiste del cardinale Rufo di Bagnaia, va bene? Sì, sì. Però loro si difendevano, continuavano a difendersi dentro i torrioni e dentro i vari castelli che c'erano a Napoli. Si sono arresi perché gli avevano concesso la libertà, gli avevano detto che avrebbero delle trattative. Come sono usciti dai torrioni, li hanno presi e li hanno impiccati. Questa è la logica inglese, è la logica degli inglesi. Purtroppo è così. Va bene, questo è il primo discorso che noi facciamo. Sì. Il secondo discorso riguarda un altro aspetto, dove anche qui si tratta della truffa innata nello spirito protestantico, perché questi sono puritani. Tanti. Che casualmente poi gli puritani sono diventati statunitensi, perché sono entrati in conflitto con i cattolici inglesi, è un altro discorso. Comunque questi sono puritani. Allora abbiamo detto ieri che questi signori hanno truffato lo zar, ecco, al quale, povero zar, perché veramente, poveraccio, se meritava proprio, poi alla fine si meritava, lo zarismo si meritava di cadere sotto il maglio del bolscevismo, ovviamente pagato sempre da loro signori. Certo, sappiamo. Allora, i precedenti sono questi. Hanno cercato in tutte le maniere di far credere allo zar che i mormoni, se mai mi dicessero guarda che i mormoni vogliono invadere l'Umbria, ma venissero i mormoni, venissero a coltivare la terra con i cavalli e con i trattori, gli avevano fatto credere che i mormoni avrebbero invaso l'Alaska e questo si era spaventato. Io presumo che questo povero zar, gli hanno detto i mormoni, sai che credeva che cosa fossero? Una banda dei contadini dei Lazzaroni, ma che cazzo vedi? Allora è successo il finimondo. Dove abbiamo il governo zarista che fa di tutto per convincere i membri del Parlamento americano che si opponevano all'acquisto a fare acquistare a 4 soldi l'Alaska, no? Cioè l'Alaska è stata acquistata dagli Stati Uniti d'America con uno sputo. Io mi auguro che in qualche modo Putin riesca a riprenderlo, perché Putin è il tipo che è capace anche di riprendersi l'Alaska. Speriamo, diciamocelo in maniera chiara. No, se lo farebbe ci libererebbe da una cosa pericolosissima che c'è nell'Alaska. Oh, infatti. E tu sai cos'è? Infatti. Lo sai cos'è questa cosa pericolosissima che c'è nell'Alaska? C'è una base ART. Certo. E beh, allora dove sto a parlare io? Che stiamo a parlare? Lo dicevo per i nostri amici. Allora senti un po' questo pezzettino. Dalla carrozza si esce un uomo alto, dall'aspetto energico, accompagnato da un ragazzo di 14 anni. Mostrò il passaporto al proprietario dell'albergo, Ivan Alexeyevich Konovalov. Era Francis Dana, un americano del Massachusetts, il primo agente politico ufficiale degli Stati Uniti in Russia. Il giovinetto era il suo segretario, attento, si chiamava John Quincy Adams, che poi fu il sesto presidente degli Stati Uniti, ed era figlio di John Adams, che con Benjamin Franklin rappresentava il Congresso continentale a Parigi.
Questo per dire come i rapporti tra gli Stati Uniti e la Russia, lo diremo poi in seguito perché ci interessa far capire come io ho sempre avuto ragione quando ho detto che la Russia non entrerà mai in guerra con gli Stati Uniti, perché sono due forze talmente imponenti da analizzare in termini geopolitici, per cui La Russia e le sue propaggini, cioè l'Eurasia, quella che voleva Mussolini, esatto, rappresentano il cuore della terra, mentre gli Stati Uniti hanno preso l'eredità dell'Inghilterra e rappresentano gli oceani. Saranno sempre avversari, si scontreranno sempre, ma non si faranno mai la guerra tra di loro. Ecco perché noi diciamo sempre che contiamo sull'equilibrio del terrore, perché il loro equilibrio è un equilibrio che equilibra tutto il mondo. Sì, sono d'accordo anch'io su questo. E come dimostra questo autore, che è uno che la sa lunga, l'orso e la balena, da due secoli non si toccano mai. Sì. L'autore si chiama Viktor Aleksandrov e appunto dice che i rapporti sono iniziati subito, come sono nati gli Stati Uniti hanno mandato dei loro rappresentanti a Parigi, e da Parigi quelli hanno preso stato subito in Russia, perché quello è l'antagonista reale, sì. È talmente chiaro. Chiarissimo. Allora, ecco perché noi siamo sempre stati, ripeto, come Mussolini, per l'Eurasia, e Mussolini lo sapeva benissimo. Allora veniamo a un'altra cosa interessantissima, perché poi ci sono degli errori, che vuoi fare. Finita la guerra di Crimea, il granduca Costantino sottopose allo zar un progetto segreto di cedere l'Alaska agli Stati Uniti. Attenzione, finita la guerra di Crimea, siamo a metà dell'Ottocento. Sì, 1856. Perché? Perché loro avevano preso una batosta. Allora, la logica geopolitica di quell'idiota qui, il granduca Costantino, era questa. Noi abbiamo due propaggini, una è l'Alaska, l'altra è la Crimea. In Crimea le abbiamo prese e presumibilmente le prenderemo anche in Alaska. Ma cretino, tu devi valutare l'importanza strategica, perché la Russia alla fine le ha prese in Crimea, ma non ha mai rinunciato alla Crimea. Appunto. E per fortuna nostra che la Russia non ha mai rinunciato alla Crimea, se no oggi gli americani avevano già preso la Siria e l'Iran. Sì, sì, sono d'accordissimo su questo. È talmente è molto chiaro. No, ma è vero, è molto significativo quello che stai dicendo. Devo dirti che è un'analisi proprio da che dovrebbero fare i nostri idioti, che purtroppo non io, ma no, No, dico, quelli che stanno sullo scala del Montecitorio. Ci sono dei consiglieri nel governo italiano, sì, che ragionano, sai. Perché, so, ad esempio, siamo ben attenti a quello che fa sta gente. Noi, sì, viviamo da 4-5 mesi in una situazione politica di stallo. Sì, ma di più di 5 mesi, ma qua ci sta molto di più, caro Giorgio, di più. Oh, con la scusa che siccome non si riesce a trovare un accordo, loro non possono prendere nessuna decisione. Ma questo stallo non è forse una linea politica molto chiara? Di dire, oh guardate, cara Europa, voi ci imponete questo e quello, ma intanto non lo facciamo perché non lo possiamo fare. E meno male. È una vecchia storia, sì, è una vecchia storia degli equilibri che l'Italia aveva negli anni 60, 70, 80 del Novecento, quando i comunisti si facevano dare i soldi dall'URSS perché dovevano contrastare la Democrazia Cristiana. Sì. La Democrazia Cristiana si faceva dare i soldi dagli americani perché doveva contrastare i comunisti, sì, e tutti e due pappavano tranquillamente alle spalle dei coglioni italiani che ci credevano. Infatti, ma è vero, no? È verissimo, come no, cazzo, è talmente provato questo che guarda, ti do di più. Hanno visto gente a Roma, hanno visto uscire anche a braccetto, ma alcune volte, ma molto riservatamente, addirittura anche almirante con Berlinguer, addirittura, quindi. Ma certamente, ma che scherzo, poi ti immagini l'almirante, lasciamo stare. Contavo il vero commediante derivava da una famiglia di Guitti, quindi Guitto, il più grande Guitto della storia italiana è almirante. Ma la cosa più bella, che era talmente Guitto che terrorizzava
gli antagonisti politici, sì. Perché io ricordo che quando c'era lui che doveva parlare in televisione e fare un dibattito con qualcuno, erano tutti terrorizzati, no? Di andare a fare un dibattito con l'almirante, sì, ce li pappava tutto. Quindi ti immagini che era già gente, che razza di gente erano quegli altri, capito? No, ce li mangiava uno per uno. Ma lo so, la protestatoria era formidabile, questo sappiamo. Allora, punto... andiamo avanti. Allora, finita la guerra di Crimea, il granduca Costantino sottopose allo zar un progetto segreto di cedere l'Alaska agli Stati Uniti, in cui dichiarava che la esperienza della guerra di Crimea, che fu una guerra feroce, combattuta all'ultimo sangue dai russi, così come la guerra contro il Giappone, no? Sì. Che poi determinò la sconfitta della Russia e di conseguenza a cascata la fine dello zarismo, sì, fu sì, una sì. guerra terrificante. Se uno legge le cronache di quella guerra e soprattutto degli attacchi reiterati dei giapponesi, dei kamikaze giapponesi all'epoca, no? All'attacco di Port Arthur, Tu resti esterefatto, ma dall'eroismo, non solo i giapponesi, ma anche dei russi. Sì, sì, ma infatti che si sono difesi fino all'ultimo uomo. Guarda, ti voglio dare una testimonianza diretta, che io ho visto al Museo di Guerra di Tokyo, vicino al famoso tempio Yasukuni Ninja, che è un sacrario dei caduti giapponesi di tutte le guerre. È un po', diciamo, come re di Puglia da noi, ecco, fatto diversamente, sì, ovviamente, ma comunque l'intenzione, lo spirito è quello. Ebbene, lì in questo museo sono andato proprio a vedere il periodo del Giappone nella guerra con i russi. Ci sono tutte queste cose che tu hai detto, ci sono racconti di eroismo incredibili, addirittura sono state le canzoni su quel periodo. Poi dobbiamo ricordare una cosa, molti si chiedono, ma come è stato possibile che il Giappone ha sconfitto la Russia? Beh, guarda, qui bisogna dire una cosa, se uno pensa allora che la pace fra i russi e i giapponesi fu firmata a San Francisco, cioè nel 1905-1906, no? Ecco, e poi il Giappone si debitò con 200 milioni di dollari con gli Stati Uniti d'America, allora uno capisce perché il Giappone vinse quei russi. Bisogna dire che anche qui bisogna dare una notizia importante, inedita, su questo fatto di questa guerra, una guerra che è poco conosciuta, studiata poco. Allora la Russia ebbe contro tutto il mondo occidentale, gli inglesi impedirono alle navi militari russe di passare per Suez, se le fece girare circonnavigare l'Africa, tant'è vero che l'ammiraglio russo quando arrivò a Fukushima, lì nel mare fra la Corea e il Giappone, l'equipaggio arrivò stremato, veramente non era in grado di combattere. Quindi i giapponesi ebbero poi l'ammiraglio Tojo usò la tattica di affrontare le navi russe che avevamo di prua, quindi tu sai che la nave era di prua, come quelle che avevano io di una volta, avevano il volume di fuoco solo davanti e quindi non sfruttavano il volume di fuoco di babordo. Allora i giapponesi aspettavano di babordo e quindi quando arrivava le navi, quindi il volume di fuoco giapponese fu talmente superiore a quelle russe che i russi ebbero scampo e fu un massacro, qualcosa terribile. Ebbene, questa fu la ragione. Sì, e poi non solo, ma sappiamo. Questa fu la ragione che indusse. Dai, vai. Sì, vai, un'altra cosa, completa, il ruolo, perché attenzione, qui c'è una cosa che va studiata. Io ho avuto la fortuna in Giappone di scoprire delle cose interessanti di questo fatto. Allora, la sconfitta... Tu continua che io vado a prendere un libro, aspetta, sì, tu continua. Certo, dicevo, la sconfitta della Russia zarista contro l'emergente impero giapponese, che allora si affacciava in contropotenza, diciamo così, sulla scena internazionale, perché è un paese che non dimentichiamo, il Giappone è passato dal Medioevo all'era moderna, cioè non è avuto come per esempio l'Italia, che c'è stato un Medioevo, un Rinascimento, eccetera, e dopo verso la fine dell'Ottocento l'Italia cominciava a essere anche l'Italia, anche se in maniera ridotta, un paese industriale. Invece no, il Giappone ha fatto un salto proprio enorme dal periodo medievale all'età industriale, e quindi il Giappone certamente a questo punto cercava il suo spazio vitale, il suo spazio di mercato, eccetera, e quindi si scontra con la Russia. Qui il Giappone viene aiutato dagli inglesi e dagli americani, anche se in maniera occulta, a sconfiggere la Russia. Per esempio, pochissimi sanno che la guerra russo-giapponese del 1905
fu fatta quasi, come dire, in maniera molto strana, nel senso che anche all'interno della Russia stessa, cioè delle forze massoniche che agivano con lo scopo proprio di far perdere la guerra al Giappone. Cioè è successo la stessa cosa allora alla Russia stessa di quel periodo, che poi successe 40 anni dopo, cioè nel 1940, all'Italia fascista, cioè quello di sabotare la guerra in tutti i modi e di farla perdere. Così accade anche appunto ai russi, tant'è vero che poi la pace fra i russi e i giapponesi fu fatta firmare a San Francisco sotto l'egida appunto del governo americano, e questo deve essere una cosa che deve far pensare molto. Vediamo un po'. Tsushima, Tsushima, certo, bello, un libro bravo, e caspita, è trovato una perla proprio. Beh, insomma, se c'è qualche amico giapponese che ci vede qui in Italia. 600 pagine di analisi politica, geopolitica e di tecnologia militare, e soprattutto navale. Giorgio, grande, grazie per questa cosa, per questo bel documento che ci hai fatto vedere. Beh, no, perché quando tu eri assente, appunto, ho detto appunto che la sconfitta della Russia zarista contro il Giappone assomiglia molto, dico molto, alla sconfitta dell'Italia sulla guerra mondiale. Cioè anche in Russia agirono forze massoniche per far sì che lo zar perdesse, cioè la Russia perdesse la guerra, perché quella fu la prima spallata contro lo zar. E purtroppo lo zar non... Sì, comunque ci fu un elemento che fu colto subito da Churchill, il quale capì che non si poteva più mandare avanti la flotta a carbone. Sì, questo è vero. Quando Churchill era a capo, era Lord, Lord a capo dell'ammiragliato. Sì, quindi che cosa fece? Preparò tutta una situazione in modo tale da poter controllare le fonti del petrolio. Sì, vero. Perché doveva cambiare, attenzione, importantissimo quello, doveva cambiare la struttura portante di tutte le navi che costituivano la forza portante dell'impero inglese, che era un impero marittimo. Esattamente. Qui la prima e la seconda guerra mondiale, perché nella sostanza sia la prima e la seconda guerra mondiale sono state guerre per il controllo delle fonti del petrolio. Sì, ma è verissimo questo, ma guarda, basta guardare la carta geografica per capirlo, no? Di quel periodo, per capire bene la situazione. No, ma è vero. Esattamente. Ma infatti tu prima parlavi dei nostri consiglieri, dei nostri politici. Tu hai detto, i nostri consiglieri sanno il fatto loro. Io, guarda, ti dico la verità, io so qualcosa di questo. Ti dico che in Italia abbiamo dei veri consiglieri che purtroppo, ripeto, hanno a che fare con materiale molto scarso, cioè politicamente insussistente, cioè, ma non so come dire, proprio una melma. Cioè io mi domando, questi consiglieri che ci sono, ma che vengono fuori, facciano loro il lavoro che sono fare. Ma io, guarda, capisci? Io ti rispondo subito. Prego. Quando il consigliere consiglia a questa melma di non fare niente, trova un terreno eccezionale. Ah, certamente. Però non credo. Non mi dici niente. ma tu puoi sapere il problema a questo punto. A questo punto il vero problema italiano è mettersi in una tale condizione per cui il consigliere deve consigliare al politico di non fare un cazzo. Ma per forza. Allora a quel punto lì andiamo alla meraviglia. Ma infatti, le cose si risolvono da scuola. Sì, perché quando un deficiente sta fermo non fa danni, no? Questo sappiamo com'è la... E non fa danni. Esatto, questo è vero. È chiaro, allora, è talmente chiaro. No, ma io allora, dico... Noi dobbiamo metterci sempre in una situazione in cui, no? No? Il consigliere dice, vedi, guarda, metti la testina qui dentro le fauci del leone, poi stai fermo, perché sennò il leone ti dà, capito? Ti dà il morso, allora tutti lì ti fermi, quelli, faremo delle leggi. Come no? No, decideremo quali saranno le tasse. No, ma ti volevo dire questo, Giorgio, in effetti c'è il problema dell'Italia. E quindi anche il problema dei nostri consiglieri, che io so che sono ottimi, di questo non si può parlare, anzi. Ma c'è gente che no, purtroppo, cioè, no, non so per quale motivo devono stare lì e solo consigliare e non mettersi in prima persona a fare qualcosa, ma secondo me il fatto che questo non avviene è anche un altro motivo.
l'Italia dopo guerra è stata messa in un angolo, cioè perdendo la sua sovranità. È verissimo. Perdendo questo. Ma guarda che in quest'angolo qui pare che ci stiano tanto bene, tanto no, bene tutti quanti. Tu sai che i rinunciatari stanno bene, capito? Insomma, Giorgio, tu sai che ci insegna la storia, che i rinunciatari prima o poi subiscono. Ah, questo è fuori discussione, è inutile. L'Italia deve, cioè qui, ma non solo dell'Italia, qui il discorso andrebbe fatto a livello di Europa. La storia è femmina. Chi se la prende e chi non se la prende, punto e basta. La storia va sempre dietro a chi se la prende, come diceva Napoleone. Sì, era vero, benissimo, è molto vero. Che poi si è fatto fregare, come ho detto ieri, da quella moglie del cazzo, capito? Giuseppina, capito? Perché se non ci fosse stato lei, non si sarebbe andato a mettere la testa nel leone, no? Con quella infame spedizione in Russia che ha decretato la fine dell'impero napoleonico. Sì, sì, certo. Per dar retta alla moglie. E questo è il punto. E lì diciamo che Napoleone... diciamo ai nostri amici che ci stanno ascoltando adesso di andare a vedere l'intervista che ho fatto ieri. Certo, esattamente. Io l'ho vista, adesso non mi ricordo bene il titolo, però l'hai fatta ieri, è stata un'intervista molto interessante, ha dato degli spunti interessanti da cui sta nascendo questa puntata, perché mi hai detto una cosa veramente meravigliosa, cioè hai fatto capire come si sviluppano certe azioni politiche, e a volte basta, anche grandi uomini come Napoleone, magari boberate da impegni, da impegni enormi, umanamente poi crollano in questa situazione, ma basta pensare, guarda, anche il nostro Mussolini purtroppo, no? Cioè, per altre cause, poveri noi. Per altre cause, anche lui purtroppo alla fine quando entra in guerra... Lasciamo stare le femmine di Mussolini che l'hanno rovinato. Ma le femmine anche per la guerra, cioè, tu sai che il fatto di Mussolini quando entra in Italia in guerra... all'incontrario di come si comportò per la conquista dell'Etiopia, nella seconda guerra mondiale Mussolini è quasi assente, cioè subisce gli eventi. Esattamente. E non fa impiccare nessun generale, nessun ammiraglio, quando avrebbe avuto tutti i motivi per farlo. Ah, Cristo! No, ti do di più! Ne poteva fare fuori una ventina e stavamo a posto. Non so, infatti, è vero che gli inglesi, dico una cosa, il vice di Cunningham, Somerville, no? Rischiò il patibolo perché durante un'azione di guerra non fu audace come avrebbe dovuto essere, no? Fu un pronunciatario naturale. E a momenti gli inglesi lo piccavano, e poi spesso all'incontrario nella nostra legge marina facevano che cacci che volevano, anzi venivano promossi addirittura, no? E per dirne una, ma l'ammiraglio Iachino nel suo diario, dove dice dopo quell'infame agguato infame di Matapan, sì. Andai a parlare con Mussolini tutto tremante, perché che cazzo, mi avrebbe detto cosa mi avrebbe fatto, e invece Mussolini niente. Non ha detto niente, mi ha stretto la mano, sì. No, dico una cosa, basta questo. Allucinante, no? Basta questo. Basta questo, bravo, hai detto tutto ricordando questo preciso fatto. Sai che te dico? Sì. Hai ragione, hai torto, sei giustificato, non me ne frega un cazzo. Ricordati che l'ammiraglio spagnolo che fu sconfitto a Trafalgar fu indotto al suicidio. Detto questo, tutto è chiaro? Ma sì, certo. No, vuol dirti, questo, infatti, la cultura militare, come dice Gentinzon nel suo bellissimo Defense d'Italia, cioè difesa dell'Italia. In Italia è mancata una certa cultura militare, ma oltre al resto. Assolutamente. Anche se negli anni 20, come dimostra Nino da Roma, un popolo alla prova, penso che tu sai sicuramente, dove parla quando all'inizio degli anni 20, appena il Mussolini andò al potere, che stava ricostruendo tutto, cominciò a ricostruire l'aeronautica. Tu sai che l'aeronautica fu ricostruita proprio... Non c'era, quindi Mussolini diede proprio lo spirito. Non c'era proprio. Esattamente, Mussolini diede lo spirito proprio. Ci teneva tanto all'aeronautica perché era passato gli aerei che utilizzavano i nostri. Eccettuando qualche Caproni, gli altri venivano tutti dalla Francia. Sì, certo, vero. Lo dimostra anche Piero Baroni, no? Nei suoi lavori, Piero Baroni dimostra questo. E allora voglio dirti, il fatto è che lui diede questo spunto per l'aeronautica perché volare, voleva dire osare, cioè anche per creare uno spirito militare nuovo. E in effetti i nostri generali
anche delle forze armate di terra, tra cui un certo Di Giulio siciliano, avevano già allora idee simili ai migliori cervelli della Wehrmacht tedesca. Purtroppo questi generali qui, perché molti ci ironizzano sui nostri generali, guarda che noi generali buoni avevamo e come, anzi assolutamente, Cristo. Assolutamente. Purtroppo furono tutti messi da parte, dal Massore Badoglio e tutta la compagnia, ma è emblematico che il caso dell'ammiraglio Alfredo Baistrocchi, il fratello generale Federico Baistrocchi. Esattamente. Il quale si mise alla marina perché vedeva che non c'era uno spirito adeguato, e lui si dimise, e Mussolini purtroppo non lo ascoltò. E lì è quello no, fu il primo campionato. Ma non aveva le armi. No, io sono convinto che Mussolini non aveva le armi, e l'ambiente che avrebbe potuto aiutare Mussolini, ad esclusione di qualcuno, che poi era un qualcuno tipo Ettore Muti, che non aveva chiare le idee politiche, no, però era una persona che una volta incaricata di fare qualcosa l'avrebbe fatta, l'avrebbe fatta anche bene, tant'è vero che ritennero di doverlo assassinare. Sì, Ettore Muti sicuramente, se avesse avuto certe responsabilità o se avesse avuto un grado intellettuale più alto di quello che era, sarebbe stato un bellissimo. Ma indipendentemente, lui non capiva certe cose, lo sappiamo. Qualcuno gli avesse detto, vedi di risolvere il problema, lui l'avrebbe risolto. Beh, attenzione, ricordiamo una bella cosa. Ettore Muti è stato il protagonista dell'azione più audace della Seconda Guerra Mondiale. Fece un bombardamento. Indubbiamente, però, resta sempre un'azione. Sì, un'azione, esattamente. Con nessun connotato politico, perché era tipico della sua mentalità. Adesso faccio vedere cosa sono capace di fare. No, sono andati a bombardare il Qatar. Allora fu un'impresa incredibile quei tempi, no? Però alla fine che cosa ha fatto? Avrei preferito avesse bombardato Downing Street, più interessante. Che cazzo? Questa è ragione pure. Beh, a proposito di Downing Street, tu devi sapere com'è una che cosa. Come vai a bombardare Downing Street? A proposito di Downing Street, devi far vedere quanto sei bravo. Esatto, a proposito di Downing Street, ti chiudo qui, ti dico un'ultima cosa. Io ho visto un documentario fatto da Vittorio Mussolini dedicato a suo padre. Allora si dice, questo dice Vittorio Mussolini nel documentario Mio padre il Duce, che Churchill addirittura progettò di far bombardare il Palazzo Venezia. Anche Villa Francavilla. Sì, certo, lo so, me lo ricordo bene. Ecco, quindi poi dopo alla fine non si fece più nulla. Sì, Maria erano tutti i progetti. Sì, poi si è opposto sicuramente il Papa, no? Dice Merovini, quella piazza che domani, capito, mi può servire a me, capito? Quella sì, logica. Esattamente, sì, questo il capito. Il XII, quella è la logica, capito? Sì, il Papa aveva molto influenza. Allora, completo questa cosa perché è bene che i nostri amici lo capiscano. Sì. Qual era l'operazione? Il 23 luglio 1868, stiamo ben attenti, la guerra civile è finita da poco. Sì. Quindi, i vertici degli Stati Uniti, io l'ho già detto altre volte, ritengono necessario, no, spingersi in quel fondamentale passaggio a nord-ovest. Quello è il famoso passaggio a nord-ovest, sì. Loro hanno cercato per 200 anni. Sì. Era evidente che sapevano dove dovevano andare. Sì. Io ricordo un bellissimo film intitolato Passaggio a Nord-Ovest con Spencer Tracy, dove fa vedere proprio che nel pieno del Settecento parte una spedizione statunitense per andare a tirar fuori dove era il passaggio a Nord-Ovest. Che se facevi nel Settecento quando ancora non avevi conquistato il centro e l'ovest? Esatto. Perché la conquista dell'Ovest è avvenuta a fine 800. Esatto. Poi qui voglio ricordare una cosa che ho sempre detto e ripeto sempre. La prima spedizione dell'esercito americano nel Mediterraneo è stata una spedizione che ha anticipato oltretutto la spedizione dei Marines contro Algeri. Sì. Siamo nel 1845-49, 45-47-49. Una spedizione americana va a esplorare la Palestina. Sì.
con la scusa di andare a ricercare il petrolio sotto il Mar Morto. Allora io mi chiedo, una spedizione militare americana che avevano a che fare ancora con la guerra contro il Messico, parte dagli Stati Uniti, viene in Palestina a cercare il petrolio sotto il Mar Morto? E per quale ragione? Ah già, per quale ragione? Qual è la strategia di questa gente, scusa? Che avevano già la previsione sionistica di mettere la Palestina a disposizione dei sionisti 200 anni dopo? Ci vedevano lontano comunque. Perché ricordiamoci la nascita dello Stato di Israele nel 1848. Esatto, 1948. Quindi 1948. Sono andati lì nel 1847-49, un secolo prima. Data. Un secolo prima già avevano progettato tutto? Eh sì, io dico di sì. Ma tu sei complottista? Sì, sono complottista, dimostrami che non è vero. Appunto, no, ma è vero questo. Ma poi sappiamo benissimo chi finanziava questa spedizione, ma sappiamo che i banchieri finanziavano, quindi basta, chiuso lì la discussione. È ovvio. Comunque veniamo avanti su sta faccenda. Allora, il 23 luglio 1868 la Camera dei rappresentanti si è decise a votare i crediti necessari per l'acquisto dell'Alaska, con 113 voti contro 43. Ma sin dal 18 ottobre 1867, no? Quindi 6 mesi prima, con una solenne cerimonia, la bandiera americana era stata issata a Novo Arkhangelsk, diventato Sitka. Il dado era tratto. A un anno e mezzo dalla fine di quel terribile e devastante conflitto che è stata la guerra di secessione. La Russia perdeva una base di capitale importanza e l'ironia della sorte aveva voluto che il suo ministro ne pagasse l'abbandono con i fondi segreti dello zar. Andiamo bene. Fra le carte del barone von Steckel, ambasciatore dello zar presso gli Stati Uniti, conservate negli archivi del Ministero degli Esteri russo, si trovano queste note stupefacenti. Allora, l'ambasciatore dello zar aveva corrotto i deputati americani a ciò che votassero a favore dell'acquisto dell'Alaska. Porca puttana. Il nome è un tedesco dal nome che mi hai detto, con questo pezzo dello zar. No? Adesso fammi rileggere. Prussiano. Fammi rileggere. Fammi rileggere. Pagato a NP Banks, quello stesso che aveva esposto la visione profetica di Seward. Qui adesso poi ci sono altre cose che inutili che dico. Perché poi ci sono le profezie, no? Le profezie ci sono sempre. No? Sì, sì. Poi ti ricordi che avevo detto anche che avevano fatto credere allo zar che ci sarebbe stata una spedizione di mormoni? Sì, questa è una cosa allucinante. Allora, no, i mormoni no, i mormoni, il cazzo lo sai, imbecille di uno zar, che sai che sono i mormoni? 4 straccioni, capito, che andavano a rare, capito, con la zappa. Comunque, hai ragione tu che Putin si prenderà anche l'Alaska più avanti, mi sa che andrà così. Sì, il giorno che se la riprende abbiamo capito che abbiamo vinto, definitivamente. Ah, certamente. Presidente della Commissione degli Esteri della Camera dei rappresentanti. $18,000 pagati al deputato Thaddeus Stevens, $10,000 pagati a John Forney, $30,000 a R.G. Walker, a Stanton, F.P. Stanton $20,000, a A.B. Smith $5,000, a secondo di quanto contavano, capito? A M. Buckley $7,000. Vi è aggiunta una nota speciale. No, il bello è quello. Allora, quando noi diciamo, ma guardate che questi votano in funzione delle lobby ebraiche, dei soldi che gli danno le lobby ebraiche, no, ma che no, imbecille, ecco qui i dati. Per votare, li hanno pagati per votare una cosa che era nell'esclusivo interesse degli Stati Uniti. Se sono fatti pure pagare. Peggio dei preti, capito? Peggio dei preti. Sì. Allora, aspetta. Vieni, allora,
Allora, no, perché i preti si fanno pagare per andare in paradiso. Dice, ma tu sei un coglione, tu credi, sai quella barzelletta? Tu la sai la barzelletta di quello che si voleva suicidare, buttare dal ponte, no? No. Poi dice, no, ma ti vuoi suicidare? Arriva uno tutto vestito di nero, elegante, col cilindro, lo Stifelius, lì, tutto troppo. Dice, ma che fai, ti vuoi suicidare? Ma come, io ti prometto il mondo, tutte le ricchezze, tutte le donne che vuoi, tu ti vuoi suicidare? Dice, ma io che cosa devo fare? E dice, adesso, se mi permetti, capito? Allora... Ho capito. Gli fa il trattamento, no? E dopo lui dice, vabbè, adesso abbiamo fatto il trattamento, cosa mi dai? Dice, ma scusa, quanti ne hai? Dice, ho 50. No. E allora, a 50 anni credi ancora al diavolo? No. Accidenti. Ma andiamo, fateci ridere. Allora, vi è aggiunta una nota speciale, messa a disposizione del segretario di Stato, Mr. Seward, una somma di $100,000 da distribuire ai senatori e ai membri della Camera dei rappresentanti. Il capo del Dipartimento di Stato americano aveva battuto tutti i record facendo pagare allo zar le spese di propaganda per l'acquisto dell'Alaska da parte del governo degli Stati Uniti. Era davvero quel che si dice un affare d'oro. Ti credo. Chiudo così. Alle mortacci. Perché io faccio qualcosa contro di te, ma insomma, oggi l'Alaska è il 49esimo stato degli Stati Uniti d'America del Nord, la sua importanza economica era già evidente all'epoca in cui fu il focoso barone baltico von Steckel, ma tornati nella Baltica là, ignorante cialtrone, imbecile, aveva tanto premura di venderle agli americani. Sì, l'oro, sì. Le pellicce, i prodotti della pesca, i minerali preziosi, le foreste rappresentavano ricchezze enormi. E caspita. Evidente era anche la sua importanza strategica e la funzione delle isole Aleutine, questa mano tesa verso l'Asia doveva essere chiara anche agli allievi delle scuole elementari. Bella, bella questa domanda. Ma logico, infatti non l'aviazione, attento. Io mi ricordo che mio zio Max, il giornalista, il famoso giornalista, mi portò un brevetto, lui era andato non so dove, mi pare in America, eccetera, e aveva volato col primo aereo che aveva attraversato l'Alaska per fare il salto Europa-Stati Uniti, e io ancora ho questo brevetto che lui, invece di farselo intestare a lui, l'aveva intestato a me, io ancora ce l'ho. Bene, molto bello. L'aviazione ha fatto dell'Alaska un nodo strategico di importanza fondamentale per le comunicazioni intercontinentali sugli itinerari più diretti che collegano l'Europa, l'America del Nord e l'Asia. L'Alaska è il centro strategico mondiale per l'aviazione, aveva detto il generale Mitchell nel 1935. Io credo che chiunque possegga l'Alaska avrà in mano il mondo. Dopodiché tu che cosa mi avevi detto prima? Che cosa hanno messo in Alaska? La stazione ARP, quella che provoca terremoti, che provoca una stazione sospettosa, anzi altamente sospettosa in Alaska, che si divertono a fare quegli esperimenti qua. Ormai è un dato quasi ufficiale, chiamiamo la cosa che ci mettiamo noi. Chiamiamo gli esperimenti. Ci sono anche le fotografie che mostrano la base. Come il terremoto a Haiti. Sì. Ma ripeto, c'è la fotografia. La spedizione dei Marines era già stata preparata prima. Esattamente, sto dicendo che c'era una foto satellitare che proprio mostra questa stazione di ARP con enormi antenne che sono capaci. Tutto una marea di antenne. Loro non hanno più nemmeno che sviluppato un progetto dello scienziato Ighina, che era un allievo di Marconi, o meglio un collaboratore di Marconi. Ecco. Beh, Ighina, ma dietro c'è anche Tesla. Sì, anche Tesla e Ighina. Tesla e Ighina e Marconi. E i rapporti tra Tesla e Marconi.
Esattamente, bravissimo, proprio così. Quindi Tesla, quindi Marconi, Ghina. Il quale Ghina addirittura, c'è un'intervista in rete, parla di queste cose, quindi parlava proprio in maniera chiara. E allora il fatto che oggi c'è della gente che non vuole credere a queste cose qui, oppure che si permette anche per quanto riguarda altre cose di questo genere, parliamo di scie chimiche, di attaccare il nostro povero amico Elia, no, in maniera ignorante, come hanno fatto alcuni giornalisti di Modena, c'è proprio una cosa bella. Lo facessero questi cretini, sono cose che se cose verissimo. No, ci vorrebbe un'ispezione dell'ONU negli Stati Uniti, perché lì ci sono molte cose pericolosissime e sospette che purtroppo stanno danneggiando il pianeta e stanno certamente. Quindi c'era una commissione ONU, qualche paese che dicesse: visto che voi americani volete sapere i cavoli degli altri, bene, noi vogliamo sapere i cavoli vostri, cioè tutto il resto del mondo. Voglio fare così, per esempio, notizia recente: i paesi dei BRICS, cioè Stati Uniti, cioè scusa, Russia, Brasile, Sudafrica, India e Cina, hanno deciso di crearsi una propria rete internet per farsi spiare, no? Ma certamente che sono scemi. E perché sarà questa cosa qua? Ma no, il meraviglio che i rappresentanti all'ONU, questi cinque paesi, non dicono queste cose qua. Cari americani, volete sapere se uno ha armi chimiche e va di questo genere? Benissimo, ma vediamo un po' cosa avete voi, no? E poi facciamo i conti. Sì, deve essere. È naturale. Ecco. È naturale. Bene. Che te volevo dire? Niente, concludiamo l'India con l'Isolpina. L'India sono circa 50 anni sì. che sta formando ingegneri elettrici, elettronici, sì, sì, eccetera. Sì. Ma ne produce 10.000 all'anno. Di questi ingegneri. Ne produce 10.000 all'anno, mi hanno detto. Esattamente, l'India è piena di questi ingegneri. Caspita. Adesso fanno un lavoro così, diciamo così, sottopagato, per conto soprattutto di società americane e roba sì, di questo sì, genere. Sì. Anche i pakistani. Ma si stanno facendo le ossa. Sì, 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 certamente. Non dimentichiamoci che anche i pakistani, attenzione, anche i pakistani. Certo. Certo, quindi certo. Non dico, no, perché sono dei geni veramente in elettronica, veramente, io ne ho visto uno in Alto Adige parecchi anni fa, un ingegnere proprio indiano, ma guarda che era una mente diabolica, veramente eccezionale. Certamente. E un altro, mi ricordo, e incontrai a Zurigo due neolaureati, anche lì scienziati indiani, cioè ingegneri elettronici indiani, che lavoravano per una grande città svizzera, addirittura se ne andarono a prendere, pensa un po', i miti. Ma certo. Esatto. Ma certo. Senti, Giorgio, mi vanno a prendere, sì. Visto che il tempo sta per concludersi, già detto quello che dovevamo dire. Esatto, abbiamo detto quindi niente. Ecco, poi parliamo dei miti. Adesso domani, nei prossimi giorni, parliamo appunto dei miti. Che è importante anche questo, capire come nascono e cosa servono poi. Ecco, i miti, no? Anche poi parliamo soprattutto dei miti di casa nostra, no? Che ancora oggi influenzano gli storici cosiddetti, storici va per dire. Certamente, perché tu prima, per esempio, questo è un classico mito. Sì, sì. Dice, ma perché? Perché è una mitologia classica, deriva da una storia di millenni, sulle quali ci sono state delle sovrapposizioni. Ma questa, che cos'è secondo te? Ecco, già che ci sei cascato. Non no, è la Madonna. E cos'è? Questa è una donna con un bambino. Sì, sì, capito. No, a te che fanno credere che è la Madonna. No, questa è una donna con un bambino. Bella questa. È importantissimo. Sì, sì. No, questa è una donna con un bambino. Chi ti ha detto che è la Madonna? No, per farti capire come i miti siano influenzabili. Sì, no, bella quell'immagine. No, infatti sto dicendo, i miti sono bellissimo, guarda, è di una bellezza eccezionale, io l'ho presa perché mi piaceva moltissimo. Guarda questa donna, che stupenda. È la tipica donna centro-italiana. Centro-italiana. Sì, sì, la bellezza unica al mondo. Dalla quale si sono poi ispirati i grandi, a cominciare da Raffaello. Esattamente. Però la cosa importante è questa, non è la Madonna. No. Siamo noi che siamo costretti a strutturare i nostri sensi attraverso una mitologia imposta. È vero. È una donna col bambino e nemmeno d'accordo. Sappiamo se il bambino è suo figlio. Sì, beh. Comunque l'immagine è bellissima, una donna bellissima, un'immagine eccezionale. Bellissima. Eccezionale. Esatto. E tu prima hai parlato delle donne del centro. Estrema. No, tu hai fatto prima un'osservazione bella, tu hai parlato delle donne del centro Italia.
Sono d'accordo con te, sono questa veramente... Questa è la donna del centro Italia. Sono, guarda, sono veramente... Ci trovano delle bellissime donne del centro Italia. Per tutto rispetto al posto, perché l'Italia non voglio fare... Non voglio fare una cosa... No, no, è vero, è vero. Però ci sono delle donne, guarda, le Bassolacce, in Ciociara, in Abruzzo, nelle Marche, nell'Umbria... La sua serenità rafaellica, vedi, è una sì, serenità rafaellica. Bella. Insomma, guarda, ha detto una cosa bellissima, serenità rafaelica, guarda, hai detto proprio tutto in questo caso, veramente sì, una descrizione più bella non poteva essere fatta. Altro che sgarbi, altro che sgarbi quotidiani, no, dicendo, non so se ci siamo capiti, no? Quindi voglio dire, no, guarda, te ne faccio vedere un'altra, sì, perché anche questo è importante, guarda. Già che ci siamo, cos'è questo? Beh, lì parliamo di una statua di una donna, sembra una, che può essere una vestale romana. E poi, bravo! 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 E dov'è? E qui adesso dov'è? Non riesco a capirlo dov'è. Va bene, è una vestale romana posizionata in una grotta. Mm. Ma nelle grotte chi ci stavano? Non so risponderti qua. Chi ci stava nelle grotte? Appunto. Allora chi ci stava? Nell'antichità, chi c'erano nelle grotte? Scusa. Ma ci stavano... C'erano le ninfe. Ah, ecco, sì, sì, le ninfe, sì. Tu... E l'acqua dove si bagnavano nelle ninfe non era un'acqua benedetta che guariva? Sì, 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 è vero. E vero, questa vero. È l'acqua di Lourdes. Ah, e questa è la Madonna di Lourdes. Hai capito? Quindi il mito che si ripropone in versione cristiana. Certamente, no? No, io ti dico una cosa. Ti dico di più. Io sono affascinato proprio dalle donne dell'antica Roma, anche dalla Grecia antica, quel modo che comportavano loro, diciamo così, i capelli, come si, il profilo che avevano. È una cosa bellissima. E sa le donne belle che assomigliano molto a quelle dell'antica Grecia sono le donne siriane. L'immagino, è certo, è lì. Sono lì. Bellissime, veramente belle, ma molto belle. E che certo. Hanno un fascino particolare. Io ho mio cugino che ha sposato una siriana già 30 sì. anni fa. E lei, anche se oggi ha una cinquantina d'anni, ma ancora oggi presenta una bellezza come se il tempo non fosse passato. Esattamente, ne sono convintissimo. Sì, sì, e dico questo. No, ecco, concludendo con questo, ti voglio dire, caro Giorgio, niente, anche oggi abbiamo chiuso questa puntata e niente, domani parleremo dei miti, che penso che sia importantissimo anche parlare di questi miti, ma come pure dei nostri miti che tuttora ci condizionano, c'era della storia politica italiana, parliamo dei miti. Parleremo del libro di Ida Magli su Gesù Cristo, anche, che tengo anche, qui a portare di male perché è importantissimo. Certamente. Gesù certo. di Nazareth. Tabù e trasgressione. Trasgressione, sì, bisogna ancora parlare quel libro lì perché... Immagino che ci sono dei contenuti forti, poi Damagli, la conosciamo, è un'autrice eccellente, una donna di una cultura notevolissima, studiosa, veramente che dà orgoglio alla cultura italiana. E anche, lei purtroppo, visto che parla di cose serie, come spesso accade in questo paese, chi parla di cose serie e dice le cose veramente come stanno, ahimè, non ha lo spazio che merita. Ma tu poi pensa, lei l'hanno mandata via dall'università e questo può anche essere una cosa naturale perché la sua età ce l'ha, Vabbè, lei si è lamentata comunque che l'hanno boicottata eccetera. Ah, ma quello non mi meraviglio che l'abbiano fatto, non mi meraviglio di questo. Sì. Che ben chiaro. Però c'è una strana discrepanza. I suoi libri sono pubblicati sempre da grandi editori e circolano tranquillamente. Lei meno però male. Non viene mai interpellata alla televisione. Esattamente, questo deve far pensare, deve far pensare molto. Esattamente. E per tanti creduloni che ancora stanno lì a credere che Gesù è morto proprio freddo e che continuano ancora a leggere il Corriere della Sera, i giornali, la Repubblica, la stampa, tutta questa carta straccia qui, che veramente ormai è vomitevole, perché guarda, si legge sì o no l'1% di cose serie di quei giornali. Sì. È molto che ci sia l'1%. E dopo molta gente non ha il diritto di lamentarsi quando sostiene queste cose infami
a vantaggio di chi fa veramente cultura, chiaramente. E questo, e quindi, no, dico, devo pensare, certo, signora, a queste cose qui, perché stanno lì che brancano nel buio, si lamentano, e poi cosa fanno? Ripetono quotidianamente le stesse cavolate, e allora danno il diavolo, insomma, a questo è il punto. Bene, caro Giorgio, con questo chiudiamo. Sei stato grandissimo anche oggi, ci hai dato delle cose. Ma ti immagini, E niente, allora a presto. Sono stato dal Papa stamattina, ha avuto la paterna benedizione. A proposito, dal Papa, dovevi dirgli che se qualcosa gli accade, mandarlo qui in Lucania. Di chi viene qui? Sì. Di chi viene qui? Facciamo il secondo battesimo, Lo proteggo io, non si preoccupi. Sì, ma sempre che faccia quello che continua a fare, quello che ha fatto, cioè deve continuare. Esattamente, ma il secondo battesimo. Di andare fino in fondo. Il secondo battesimo. Appunto. Al Busento. No, ma no, non mandiamo, no, non pensa, no, lui poi è, no. Mandiamo qui nell'Agri, l'Ofanto, mandiamo il fiume Ofanto. È l'Ofanto. Lo mandiamo qui, ho capito. Ciao, a presto, Giorgio. No, guarda che quello è un fiume importantissimo. Sì, è vero, è quello che hai citato. È vero. Ne parliamo domani. Ne riparleremo. È troppo importante. Caspita, se lo è. Come tutti i fiumi d'Italia, in ogni caso. Ma questa è una storia molto interessante, il fiume Ofanto. Sì. Va bene. A presto, Giorgio. Ciao. Stavi bene. A te, ciao. A presto, ciao.